Lo stadio della Fiorentina potrebbe nascere a Campi Bisenzio. Le condizioni per convincere il presidente Rocco Commisso a valutare la possibilità di un trasferimento nel cuore di una delle aree metropolitane più importanti del centro Italia ci sono tutte. È di ieri la lettera con la quale gli imprenditori pratesi Casini, titolari di Alma S.p.A., azienda leader nel settore della moquette e della manifattura Maiano, hanno manifestato all'ACF Fiorentina la disponibilità a intavolare una trattativa per la vendita di un terreno che nei mesi scorsi i Fratelli della Valle avevano già valutato e opzionato per la realizzazione del centro sportivo giovanile e dei campi di allenamento della prima squadra che invece si faranno a Bagno a Ripoli. La lettera, inviata per conto della famiglia Casini dall'avvocato Marco Baccichet, segue di poco le dichiarazioni di Commisso, che a proposito del nuovo stadio di Firenze ha citato le potenzialità del modello americano che gli stadi li costruisce nelle periferie. Il terreno che gli imprenditori mettono a disposizione confina con il centro benessere a Smana, 380.000 metri quadrati liberi a 1 chilometro da Firenze e a 2 da Prato, adiacenti a Calenzano e a Sesto Fiorentino, con infrastrutture e viabilità già esistenti e con la concreta possibilità di attivare gli strumenti urbanistici necessari ad avviare subito i lavori, come da rassicurazioni ricevute dal comune di Campi Bisenzio, a cui la lettera spedita a Commisso è stata fatta arrivare per conoscenza. Elementi appetibili a cui se ne aggiungono altri due per nulla marginali, prezzo e tempi di realizzazione, fattori che tutti insieme aspirano a mettere in ombra l'altra area che potrebbe diventare la nuova casa della Fiorentina, il comparto sud di Mercafir, il mercato ortofrutticolo a Novoli. Procedure certamente più semplici a Campi Bisenzio rispetto a quelle che il comune di Firenze deve mettere in piedi per trasferire lo stadio Franchi a ridosso dell'aeroporto di Peretola. L'avvocato è in attesa di una risposta, quantomeno di un cenno sufficiente a mettere attorno a un tavolo gli imprenditori pratesi e l'ACF Fiorentina. La famiglia Casini ci spera e, oltre all'evidente e legittimo interesse economico, c'è anche la soddisfazione di costruire qualcosa di davvero importante sul suo terreno. Una soddisfazione che, la famiglia lo ha già detto a Rocco Commisso, si tradurrebbe in una donazione alla Fondazione Meyer di una parte del ricavato dell'eventuale cessione.